Abbiamo detto chiaramente che non c'è una questione di interesse pubblico, non ha speso un euro di soldi pubblici su questa vicenda, non ci sono segreti di Stato che sono stati svelati a persone che non avevano competenza. Si tratta di una questione ormai di gossip, il gossip non ci interessa. Se poi qualcuno vuole fare il Ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio come in Afghanistan fanno i talebani, qualcuno lo può fare, magari suggerisco Nello Trocchia sottosegretario. Rinnovate la vostra fiducia al ministro San Giuliano. Non c'è nessun rischio per il ministro. Rinnovate la vostra fiducia al ministro San Giuliano. Nessuno l'ha mai tolta. È un ottimo ministro della cultura, ha dimostrato capacità e forse disturba la sinistra proprio perché per la prima volta o per le prime volte c'è un ministro della cultura che non ha il complesso di inferiorità verso l'egemonia culturale della sinistra. Giorgia Meloni ha detto chiaramente che, ha ripetuto anche in televisione, è andata anche in, se non sbaglio, a Rete 4, non mi ricordo, è andata e ha detto pubblicamente anche Giorgia Meloni che non c'è una questione di interesse pubblico, perché banalmente non un solo euro di soldi dei cittadini è stato speso in questa vicenda, non c'è un segreto di Stato che è stato messo in discussione, il resto è gossip. Se vuole le dico quante persone che non hanno incarichi ufficiali frequentano i ministeri perché danno una mano, sono collaboratori, partecipano a riunioni, in dei progetti danno un contributo perché hanno un'idea positiva, succede in tutti i ministeri, in tutti i governi continuamente. Vi svelo che nei ministeri chi entra ha un ruolo, partecipa a riunioni e dà consigli, dà contributi, porta progetti, porta la propria esperienza, non sempre è un dipendente del ministero, a volte ci sono persone di conoscenza e di fiducia che da sempre danno il proprio contributo, collaborano, a volte per un'iniziativa, a volte per un progetto, non è una cosa particolare, è una cosa normale che avviene. Ma chiunque può accedere a dei documenti che riguardano il G7, cioè delle nazioni estere? Se ci fossero problemi di sicurezza nazionale non esistono, non ci sono in questa vicenda, l'ha garantito il ministro San Giuliano e di questo mi fido, non è stata messa non è stata messa in discussione la sicurezza nazionale. Poi se qualcuno ritiene, ripeto, che l'ipotesi di programma in cui si dice che alle ore 17 viene servito il coffee break sia un problema di sicurezza nazionale, è chiaramente in malafede. Ci sono altre domande o volete parlare ancora di gossip? Non mi occupo più. Altri argomenti? G7 cultura. Questo non lo so, va chiesto al Ministro della Cultura.